fra Firenze e Fiesole, con un meraviglioso panorama, e a due passi dall'Università Europea, via David Maria Sassoli, giornalista fiorentino e presidente del Parlamento Europeo, prematuramente scomparso lo scorso 11 gennaio, è stata inaugurata grazie ad un provvedimento speciale. L'impegno per un'Europa più unita è stata la stella polare che ha guidato la sua missione politica. Non potevamo trovare luogo migliore, ringrazio per questo anche la signora Alessandra Sassoli, i familiari che sono qui. David Sassoli era un fiorentino, è nato qui, ha sempre coltivato un legame profondo con questa città. Anche grazie a questo ho avuto l'onore di condividere una bella amicizia con quest'uomo, questo politico di cui oggi sentiamo molto la mancanza. Ce ne vorrebbero di persone come David Sassoli per affrontare anche quelle terribili sfide che abbiamo di fronte in Europa, penso alla crisi energetica, alla guerra in Ucraina. Tante le iniziative di pace portate avanti da Firenze negli ultimi mesi, e di queste la vedova Sassoli è sicura che suo marito sarebbe stato certamente orgoglioso. Ecco, questa è la frase importante, sarebbe stato molto orgoglioso, ce lo siamo chiesti, ce lo siamo detti, sarebbe stato veramente fiero di questa giornata, perché è un ulteriore momento di ricordo del suo legame forte con questa città. Questa strada, in questo posto, con questi luoghi vicino, lo rappresenta forte e ce lo ricorderemo.